qua. Io penso che non abbiano bisogno di presentazioni, in modo particolare il presidente della Croce Rossa, Davide D'Oglio, che è un pochino l'anima di tutta questa iniziativa, ma da qualche tempo l'anima dell'iniziativa ha una collaborazione stretta con Monica Verre, che è la responsabile del settore giovanile della Croce Rossa. Da questa unione e dalla collaborazione con il Comune di Rivarolo stanno nascendo delle iniziative. Noi da alcuni mesi, quasi un anno, abbiamo messo in atto quell'iniziativa in cui un mezzo mobile della Croce Rossa, e questo in sinergia anche con l'AS Torino 4, il distretto di Cornier, andiamo al mercoledì in frazione Argentera e al venerdì in frazione Vigignano a fare i prelievi di sangue. Sicuramente è un'iniziativa che ha avuto successo, continua ad avere successo e che continueremo sicuramente dopo il periodo sperimentale. La Croce Rossa sta lavorando molto bene sul territorio, ha delle belle iniziative. Una iniziativa è stata recentemente in Fiera del Canavese, dove hanno posizionato un mezzo mobile, ma anche una tenda attrezzata della Croce Rossa, dove hanno fatto lezione, hanno insegnato i principi di rianimazione cardiovascolare, cardiopolmonare a molti cittadini, e sicuramente è stata apprezzata. E poi quest'ultima iniziativa che prende piede oggi, che inizia oggi, è quella, sempre grazie alla collaborazione anche con i giovani, perché sono i giovani che in modo particolare si stanno così interessando di queste iniziative, che hanno un impatto anche dal punto di vista dell'impegno fisico delle persone. I giovani sicuramente rispondono molto meglio. Nulla togliere a D'Oglio, che è ancora giovane, però sicuramente i ragazzi della Croce Rossa di Rivarolo hanno la fortuna di essere tanti e avere un gruppo di giovanissimi. Ecco, questa iniziativa porta al mercato di Rivarolo, al sabato, dove c'è un'affluenza di pubblico rivarolese, non solo, porta un mezzo mobile della Croce Rossa, ma oggi il mezzo mobile non è venuto, ma c'è una postazione fissa, una postazione con molti volontari che da oggi in avanti, ogni sabato, prenderanno, naturalmente monitoreranno i cittadini rivarolesi, chi vorrà naturalmente, nel controllo della pressione arteriosa, e a sabati alterni, oggi è stato iniziato anche il controllo con stick sul sangue della glicemia e del colesterolo, due parametri molto importanti, per valutare lo stato di salute della popolazione. Tutto questo è svolto con personale volontario, ma in modo particolare con personale qualificato come infermieri professionali. Oltre a aver così messo in atto questa iniziativa, la Croce Rossa di Rivarolo ha predisposto un volantino, uno stampato, che viene distribuito a coloro che si presentano al gazebo della Croce Rossa, e in questo stampato sono delineate linee guida di prevenzione della salute. Abbiamo iniziato a far prevenzione della salute in fiera con lo stand dell'AS Torino 4, che per 6 giorni ha fatto promozione della salute, e continuiamo, grazie alla Croce Rossa, a fare promozione della salute. Io penso che con queste iniziative sicuramente, oltre a prevenire e migliorare la salute dei nostri cittadini, io penso che andiamo anche a fare un risparmio economico nel sociale, perché se la salute si fa prevenzione della salute, sicuramente si possono risparmiare delle risorse nella cura delle malattie. Ringrazio la Croce Rossa per questa iniziativa. Io penso che sia corretto e giusto da parte vostra sentire la voce dei protagonisti di questa iniziativa. Io ringrazio il signor Sindaco per le bellissime parole che dà sempre alla Croce Rossa, in particolare alla Croce Rossa del territorio di Rivarolo Canavese. Non posso aggiungere altro, perché è già spiegato in modo esaustivo tutto quello che è il progetto realizzato grazie ai giovani della Croce Rossa di Rivarolo. Giovani che con, diciamo così, il nuovo statuto ha voluto creare il nuovo consiglio direttivo, con Monica, consigliere dei giovani, abbiamo come presidenza, come consiglio direttivo, tutta una grande stima, lavora molto bene,
deve logicamente avere supporto di tutti i soci del comitato di Rivarolo, che in questi giorni li ho visti anche nella Fiera del Canavese. Siamo arrivati a produrre un ringraziamento a circa 100 volontari, quindi vuol dire che Rivarolo, il territorio, la zona del Canavese risponde in modo molto positivo. Non aggiungo altro per non togliere via del tempo a Monica, che magari vuole specificare alcune cose nel dettaglio di questo nuovo progetto. Vi ringrazio tutti quanti. Grazie signor Sindaco. Grazie a te, complimenti. Grazie. Grazie. Io non posso far altro appunto che ringraziare il signor Sindaco per quello che ci ha detto, per i ringraziamenti che ci ha fatto. Non posso far altro che ringraziare anche il mio presidente che ci permette di fare tutto questo, perché senza l'approvazione sua, senza l'approvazione del Consiglio, tutto questo non esisterebbe. Come appunto diceva il sindaco, noi saremo qua tutti i sabati per appunto misurare pressione arteriosa, saturazione del sangue e frequenza cardiaca, e a sabati alterni anche glicemia e colesterolo. Crediamo molto in questa attività, infatti abbiamo fatto un periodo fino a settembre. Abbiamo anche in progetto poi una sessione invernale, ma sarà ancora da definire. E crediamo molto in questo, ringrazio molto la collaborazione del sindaco, perché comunque ci permette dell'amministrazione comunale in generale, grazie. Esatto, ci permette di realizzare questo nostro progetto.